E benvenuti a Punti di Vista, la nostra rubrica e per il nostro consueto appuntamento anche in questo periodo di quarantena che ci ha costretto a questo isolamento forzato, però e cerchiamo anche di farci un po' di compagnia con una serie di interviste. Questa volta è il turno del presidente del forum civico delle associazioni di Castellammare di Stabia, il noto civilista, l'avvocato Maria Feltra. Che a cui ci siamo collegati e a cui chiediamo anche come sta vivendo oggi il mondo del terzo settore, del no profit e soprattutto del mondo associativo stabiese questo periodo, e in particolare di un forum che raccoglie più di 70 realtà associative. Presidente Feltra, allora, come procede l'attività del forum? Grazie, vi ringrazio dell'attenzione. Il Forum Civico Stabiese è presente, combatte unito e solidale la sua personale battaglia contro la drammatica epidemia sanitaria in atto da coronavirus. Devo premettere che il variegato mondo associazionistico stabiese è stato recentemente rilanciato e rinnovato nei suoi organi dirigenziali grazie a responsabili scelte istituzionali della locale pubblica amministrazione. Abbiamo proceduto ad eleggere tutti gli organi dirigenziali, presidente, vicepresidente, segretario, rappresentanti di macro aree di settore che quindi compongono il coordinamento cittadino e anche i componenti del Comitato dei Garanti della Partecipazione, che è un organismo di autotutela del forum. A Castellammare di Stabia l'associazionismo è vivo, è diffuso e combatte strenuamente ogni giorno la sua silenziosa ma importante battaglia di solidarietà, di partecipazione, di impegno, dispiegando quotidianamente e generosamente tutte le sue preziose potenzialità e risorse di persone, di attività, per reagire in ogni modo a questa peste del 2000 che minaccia di ghermire le nostre vite. Quali sono invece le iniziative messe in campo in concreto in questo periodo? Beh, intanto abbiamo ritenuto utile e necessario offrire un immediato e costante apporto informativo dell'opinione pubblica. Peraltro, rientrante questo compito a pieno titolo nelle funzioni che il forum ha, inviando a tutti i presidenti delle associazioni iscritte i più rilevanti provvedimenti governativi, ministeriali, regionali, municipali, ma anche giudiziari, religiosi, anche le istruzioni comportamentali istituzionali che si sono succeduti questi provvedimenti convulsamente nel breve volgere degli ultimi giorni. Quindi questi provvedimenti vengono pertanto diffusi non solo tra tutti i componenti delle associazioni, ogni singola associazione, ma attraverso essi in definitiva vengono diffusi più in generale fra tutti gli stessi cittadini stabiesi, perché il forum delle associazioni sostanzialmente rispecchia quella che è l'intera locale cittadinanza, l'intera locale comunità stabiese. Quindi i cittadini possono meglio orientarsi nella giungla tumultuosa, non sempre chiara di prescrizioni di adempimenti volti a disciplinare i comportamenti da tenere in questa fase emergenziale e quindi anche cercando di formare e informare l'opinione pubblica, noi attuiamo il nostro impegno. Ma devo dire che veramente prezioso e decisivo è un altro apporto. È quello che i volontari stabiesi, appartenenti alle varie associazioni, offrono direttamente, personalmente sul campo, nei vari settori di rispettiva competenza, di rispettiva attitudine. E può spiegarci quali sono i settori di intervento in cui si esplicano i vari apporti delle associazioni, soprattutto in questo periodo in cui uscire di casa è quasi proibito, se non per le attività essenziali, e quindi come mantenere questa rete tra le varie associazioni, questo collegamento e questo dialogo in questo periodo di isolamento? Devo dire che la dimostrazione di abnegazione e generosità che il mondo del volontariato stabiese sta offrendo in questi giorni drammatici è francamente esemplare e francamente commovente.
C'è chi sta collaborando personalmente ad attività istituzionali di protezione civile, di protezione ambientale, chi sta collaborando a quelle, alle attività sociali, di assistenza agli ammalati presso l'ospedale San Leonardo, chi si sta occupando di solidarietà verso i poveri, gli emarginati, gli immigrati senza fissa dimora, chi si attiva in promozioni culturali. Anche approntando nuove possibilità di didattica telematica a distanza, quindi degli studi per gli studenti che non possono in questi tempi frequentare le scuole, ma c'è anche chi si sta dedicando alla tutela appassionata degli animali di affezione abbandonati. Chi si occupa di evangelizzazione sociale o chi continua ad assicurare una preziosa attività di supporto e di consulenza a distanza agli sportivi, costretti oggi ad allenarsi nelle proprie case, lontano da palestre, parchi, giardini, ville. Ma c'è anche chi a Castellammare di Stabia ha scelto di sostenere le locali strutture sanitarie con contributi in denaro da versare su conti correnti, o chi lo sta facendo, sta sostenendo queste strutture con donazioni di presidi preziosi, presidi sanitari o di attrezzature specialistiche medico-chirurgiche. Io devo dire che tutti gli appartenenti al mondo del terzo settore stabiese stanno dimostrando nei fatti di voler continuare a privilegiare, come sempre, l'ottimismo della volontà rispetto al pessimismo della ragione. Presidente, qual è invece il sentimento diffuso che state vivendo voi come forum delle associazioni, ma soprattutto in generale delle associazioni locali in questo momento di isolamento, di quarantena? Beh, posso assicurare che nessuno si sente un eroe. Ognuno ritiene di star facendo, anche in questi tempi difficili, nient'altro che il proprio dovere. Devo dire che contro lo sterile qualunquismo di qualche Cassandra di turno che consiglia il fuita venne di Edoardiana memoria, il mondo del volontariato stabiese ci induce a ritenerci fortunati di vivere qui in una realtà, in un territorio, in una comunità sociale in cui ogni giorno, anche in momenti difficili come questo, si sceglie di impegnarsi, di credere, di combattere, di investire, insomma, se stessi in scelte generose di tutela dei propri simili, del bene comune. Questo mondo associazionistico no profit oggi più che mai sta dimostrando con l'esempio che oggi non abbiamo tanto bisogno di eroi, ma abbiamo bisogno di uomini e donne, di cittadini di buona volontà che sappiano compiere ogni giorno nient'altro che il proprio dovere. E per quanto riguarda invece i rapporti con la pubblica amministrazione, perché prima si parlava appunto di terzo settore no profit, come state interagendo, come vi state adeguando in questo periodo? È un rapporto francamente positivo. La locale pubblica amministrazione, l'amministrazione di Gaetano Cimmino, ha fortemente e responsabilmente creduto in questo straordinario istituto di partecipazione democratica dei cittadini alla gestione delle scelte che poi direttamente proprio i cittadini riguardano. Anche in questi tempi difficili e particolari noi riscontriamo come forum una sinergia, una collaborazione tra i cittadini riuniti in forma associata e l'istituzione locale, nel doveroso rispetto dei reciproci ruoli, il che non può che favorire una sempre più auspicabile e virtuosa comunità e comunione di intenti fra le due, realtà. E allora è proprio con queste prospettive, con questo patrimonio di esperienza acquisita sul campo, in trincea, sulle barricate dell'impegno generoso e altruista verso l'intera comunità, che il mondo associazionistico stabiese, e in particolare il forum che lo rappresenta, si conferma sempre più pronto, sempre più idoneo a divenire punto di riferimento sicuro e costante dell'azione della locale pubblica amministrazione. In conclusione, Presidente, quale valutazione complessiva si sentirebbe di dare
in questa sua esperienza che sta appunto vivendo con la presidenza del Forum Civico delle Associazioni, soprattutto in questo momento cruciale, inaspettato, diremo. Anche in queste ore difficili e malgrado ogni contingente impedimento logistico, io sono personalmente in contatto non solo con i componenti del coordinamento cittadino, del forum, ma anche con tutte le varie associazioni che lo compongono. Io ricevo agevolmente in queste ore nella mia qualità, telematicamente ovviamente, e condivido col coordinamento cittadino del forum continue notizie di attività, di impegni, di iniziative in corso di attuazione da parte delle varie e numerose associazioni iscritte al forum, le quali poi rappresentano l'intero tessuto della comunità locale stabiese, un tessuto evidentemente sano, un tessuto vitale, generoso, che ci fa ben sperare, che ci infonde fiducia in un possibile sempre più elevato progresso sociale, civile, culturale delle nostre terre. Ed è straordinario, io devo dire, il privilegio di poter condividere l'esperienza di vita di questa nobile, di questa operosa comunità di cittadini pronti ad offrire quotidianamente e silenziosamente, mi piace dirlo, senza esibizionismi, senza protagonismi di sorta, il meglio di sé, il meglio del proprio impegno, il meglio delle proprie energie, senza mai nulla chiedere in cambio. E noi siamo veramente tutti orgogliosi di questi esemplari comportamenti di cittadinanza attiva. Il coordinamento cittadino del forum continuerà quindi a supportare in ogni modo istituzionale possibile questa splendida e variegata realtà associazionistica stabiese, pronto a raccoglierne e a esaltarne tutte le scelte e le iniziative di service alla locale comunità. È una realtà associazionistica che mette in campo ogni giorno tanti piccoli, oscuri, ma fondamentali atti di eroismo quotidiano. È un mondo di uomini e donne generosi, che con l'esempio ci induce a non attendere liberatori, salvatori che vengano dall'alto a liberarci, ma che ci insegna a salvarci, a liberarci da soli, dall'interno delle nostre case, delle nostre famiglie, delle nostre scuole, delle nostre parrocchie, dei nostri luoghi di lavoro. Ed è allora, veramente mi piace concludere con questa osservazione, allora veramente è questa la strada maestra da seguire, è la sfida questa che anche da terribili esperienze come quella che stiamo vivendo, riteniamo possa e debba partire questa sfida per tentare di costruire una società migliore, meno viziata da improvvide derive materialistiche, ma sempre più attenta ai valori etici e alla difesa della dignità dell'uomo. Ringraziamo il nostro presidente, avvocato Maria Feltra, per essere stato con noi in questa piacevole chiacchierata, in questa intervista a distanza. Grazie, grazie a voi, grazie dell'attenzione e vi auguro una buona giornata. Grazie. Ancora presidente, grazie soprattutto a voi che ci state seguendo da casa. Ci vediamo al prossimo appuntamento. Tenete duro in questo momento di isolamento forzato, ne usciremo più forti di prima e ad ogni modo ci aggiorniamo con i prossimi interventi con punti di vista. A presto.